di Young Boys Inter, è la notte di Champions e di stelle. E allora saluto subito le due stelle qua presenti. Benvenuto Bobo. Ciao. E benvenuto anche a Bernardo Corradi. Ciao. Te la leggo io? Vai, vai Bernardo. Sommer, Pavard, De Vrij, Bissek. Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto, giusto? Sì. Taremi, Arnautovic. Vuoi sapere anche lo Young Boys, Bobo? No, perché non conosco un giocatore. Quindi va bene. A parte se è una partita difficile, però dico Inter favorita. Ha degli infortunati, però sì. Dai, c'ha comunque Frattesi che nelle ultime 6-7 partite ha preso un po' di continuità. E Taremi è un giocatore che a me piace, magari non è quel giocatore appariscente che ti ruba l'occhio, però è un giocatore che gioca per la squadra e con la squadra. Bravo Bernardo, stai parlando dell'allenatore, bravo. Bravo. C'è Monteiro, è tornato a Monteiro a giocare. Monteiro. Occhio a Gambulà, attaccante della Young Boys, poi vedremo insomma. Gambulà. Ugrinic. E Arnautovic c'ha colpi, è un giocatore che a me non fa impazzire nei 90 minuti, però c'è il giocatore che c'ha colpi. Siamo quello che in gergo viene chiamato second screen. Siamo al secondo schermo. Allora, io ieri, Bobo, sono andato a un evento per la Lega Serie A, ci hanno fatto un'immagine enorme dove c'erano i boomer da una parte, poi la generazione... sono i boomer? Boomer, poi andavano sulla generazione X, i millennial e la generazione Z. C'è stato un diverbio fra me, Gigi e Francesco, perché Gigi sosteneva che lui non era un boomer. Secondo me era un boomer, invece mi hanno spiegato che lui non è un boomer. Cioè, noi non siamo boomer. Noi siamo generazione X. No, Z, ha detto una... No, XX. Siamo XX, Z sono un po' più giovani. Sono quelli che sono nati analogici, che però un po' di digitale lo masticano. Okay. Poco. No, però con il telefonino. Noi siamo X. Ragazzi, è iniziata la partita. Non abbiamo sentito l'inno, però io volevo chiedervi che brividi vi dà, se ve li dà ancora oggi quell'inno. Cioè brividi ora, perché fallo. Ti spiego perché. Perché stamattina ho giocato a padel. Sono tre set, sono a pezzi. Ora dalle 6 di pomeriggio che ho i brividi, quindi i brividi ce li ho per un altro. Ma prima di giocare. Però dimmi una roba, quando c'avevi i brividi dopo allenamento, ogni tanto non la prendevi tipo una tachipirina, una aspirina prima di andare a letto? Tutti i giorni tachipirina. Scusa, tutti i giorni aspirina. Aspirina, una bella sudata, il giorno dopo alzavi e fresco. Stavo peggio del giorno prima. Dicevamo, risultati del pomeriggio, Atalanta-Celtic 0-0. Ma un po' stupito. E Brest-Leverkusen 1-1. Era uno scontro al vertice, Bobo, perché entrambe erano a quota 6. Brest è un po' il Chievo di Corradi, anche se non c'è andato in Champions. No, il Chievo di Corradi? Allora, no, Bobo, io ti dirò la sincera verità. E una volta glielo dissi anche al presidente Campedelli. Tutte le volte in Serie A c'è una squadra neopromossa e fa bene la nuova favola. Secondo me, lui doveva chiedere il copyright di favola. Ce n'è stata una. Ti vorrei ricordare, ma non so se te lo ricordi, ma credo di sì perché segnasti anche. 2-1 abbiamo perso. Che ho fatto con distinco. Distinco. Che lo fermo. Te lo ricordi. Però lì noi a dicembre, primi in classifica. Poi dopo è successo, siamo comunque arrivati in Coppa UEFA, siamo arrivati quinti, però da neopromossa. Tanta roba. C'è subito una domanda per te, Bobo. Ti chiedono quale partita di Champions vorresti rivivere o rigiocare? Vorrei rigiocare la finale di Champions tra Borussia e Juventus. Ma quella di Ridley? C'è un mio amico. Abbiamo perso la finale. Quanto è finita quella? 3-1 per il Borussia Dortmund. Aia. E non hai segnato del gol della Juve? No, è entrato Del Piero e ha fatto gol di tacco. Come Corradi nel suo unico gol in Champions League, tra l'altro. Che poi vi consiglio di andare a vedere di su... tacco? Sì. Ma cazzo io non riesco mica a fare gol di tacco, non riesco mica a muovere la gamba. Sì, ma mi è sbattuto addosso, Bobo. No, adesso, io l'ho visto, Bernardo è... No, è un gol alla Bonny. No, in Champions, quelle che ho giocato, quella lì la rigiocherei. Volevo dire una cosa, che io se giocavo stasera... Non le di ste frasi, perché poi queste frasi, che parte con l'incipit, se giocavo stasera, poi dopo devi essere deciso in quello che dici dopo, perché... Chi ha detto se io ancora potrei, io giocherò. No, ti dico, Bobo ha 28 anni, gioca nell'Inter. Nel tuo prime. Ok. Ok.
Young Boys, Inter stasera, Vieri, voto 4. E vi spiego perché. Vai, Bobo. Perché oddio, c'è il campo sintetico. Io non capisco un calcio. Già quando gioco al calcetto, il campo sintetico non riesco a fermare la palla. Poi io l'ultimo anno, gli ultimi mesi di carriera ho giocato in Canada. Lì era tutto sintetico. Perché è vero, freddo. In Canada sei finito. Freddo come... Fa freddo in Canada? È vero che c'è meno 50? Ma sono, no, un paio di volte sono uscito a meno 26. A freddo. Però a freddo secco, Bobo. Non è nostro, il freddo secco si soffre meno, che il freddo umido ti entra. Perché c'è anche il freddo umido? Certo. Scusa, in montagna che freddo c'è? Dipende dalla montagna. che roba è? Perché non la metti di prima? Dumfries che perché non l'ha messo di prima? Dimmi quanto fastidio ti dava. No, Bob, adesso me lo devi dire. Quanto fastidio ti dava l'esterno che arrivava sul fondo, che caricava per crossare, te che cosa facevi? Finta secondo, taglio sul primo per prenderti un vantaggio sul difensore, e lui sterzava. Dimmi quanti ne hai mandati a quel paese, dai. Ora secondo me doveva mettere di prima. Eh sì. Vale indietro. No, ma dimmi... Poi non rimbalza male perché è sintetico, non ci sono le buche. Dimmi il fastidio che ti dava. So, però dopo un po' capivano. Lo sai perché lo capivano? Al quarto baffa che gli arrivava. Io ho smesso di giocare nel 2000, cioè ho capito che devo smettere di giocare nel 2012. Ok. Perché mi sono rotto il crociato, poi dopo ho fatto la rieducazione e mi sono trasferito a Milano quando ho smesso di giocare. E andavamo a giocare il lunedì sera al Massironi. Sì, vicino San Siro. Massironi. Ti posso dire chi c'era a giocare quelle partite? Tutta la Serie A. Ti posso dire c'era... Allora, Maldini, Costa Curta, Seedorf, Ambrosini, Aldo è il più grande bomber che c'è in Italia, anche al mondo, over 60, fa 3-4 gol a partita. Aldo stava fermo davanti porta, gli tiravano forte addosso e la deviava. No, però ci saranno state credo 4-5 mila presenze in nazionale, in Serie A. Sì. L'uno pomeriggio a Formello per fare allenamento, a un certo punto si presenta al Ciolo, aveva tutte le sopracciglia bruciate. Cazzo, come era? Perché era con i figli, gli voleva far fare insomma dei fuochi d'artificio, sì. Aveva acceso una miccia, non gli aveva preso, ci è andato solo la faccia, gli ha fatto la focata, gli ha bruciato tutte le sopracciglia, io ti giuro. È stato 20 giorni, non lo potevo guardare in faccia. No, però lo Young Boys li va a prendere altissimo. Guarda là, manca poco, fa gol. E la Juve, dicono in chat, aveva la testa all'Inter, secondo molti. Ma no, questo non insomma, credo, lo può dire no. Anche Bernardo, che è un allenatore, ma non credo si possa giocare una partita con la testa. Non credo assolutamente. Faccio una domanda, scusa. La Juventus ha fatto di tutto per andare in Champions, no? O no? L'anno scorso, no? Assolutamente. E allora vai in Champions e pensi al campionato. Cioè, ma se no cosa fai a fare la Champions a fare? Cioè, ragazzi, cosa fai la Champions? La Champions devi farla per vincerla. No, devi vincere tutte le partite. Soprattutto non è che è una squadra... Ha pareggiato il Bayern. Ok. Kane. Strano. Vecchio Harry. Mi piace Harry's Bar. Harry Kane. No, la Juve deve giocare per vincere. Un po' nessuno pensa alla partita che è dopo 5 giorni. Ma no, ma poi soprattutto, cioè, non è che puoi... Poi Champions, Berna. Dominare tutte le partite. Ci sta che una partita ti metto sotto. Magari la Juve poteva fare qualcosa in più nella fase di possesso, perché è vero che ti vengano a prendere forti addosso, però tu qualcosina in più potevi fare ieri. Ti chiedo stasera perché Inzaghi lascia Thuram e Lautaro in panchina dall'inizio per la Juve. Ti spiego perché. Vai. Comunque c'è Taremi che ha fatto la Champions col Porto, ha vinto il campionato col Porto, è quello ha segnato di più dopo Lautaro in Champions, ed è fortissimo, no? Arnautovic l'hai preso apposta l'anno scorso, no? L'hai preso così, quando Lautaro e Thuram si riposano, gioca lui. Ma gioca campo internazionale, Arnautovic. Secondo me, che giocano loro. Una squadra come l'Inter, che ha veramente 22 giocatori di un certo livello,
se vuoi arrivare in fondo alle competizioni, devi riuscire a dare continuità, un po' di continuità e un po' di... Tutti nazionali loro, cioè, l'Inter c'è tutte nazionali, ma devi farli continuità, giocare continuità, minutaggi a più gente possibile, perché poi alla fine nell'arco di un campionato, di una Champions lunga, ti possono servire e ti vengono utili tutti. Anche perché ha pagato un po'... Se vogliamo, occhio allo Young, ma non c'è nemmeno da dirlo. Cioè, un Virginius. Non c'è uno, non si sente la mancanza. Si sente la mancanza. No, anche perché Bobo. Ma puoi sentire con Lautaro, no? Ma perché è uno dei più forti al mondo? Ma se no, capito? Ma se no, gli altri. A tutti forti. Dopo la trasferta, bella di domanda, eh? Cosa ne pensate? Come vedresti il ritorno di Balotelli in Serie A? Se può tornare a essere il vero Balotelli? Tosta sta domanda. Non lo so, perché quando stai tanto lontano da un certo tipo di calcio e anche un certo tipo di agonismo, non è facile. Sulle qualità del giocatore non si discute, perché comunque Mario ha delle qualità da giocatore vero, però secondo me ritornare a essere decisivo in una squadra di alto livello, comunque ad altissimi livelli, non è banale, non è semplice, assolutamente. Io ci ho avuto allenatore Stuart Pearce, te lo ricordi? Terzino sinistro? Sai. Tra delle fiammate? Esatto. Io credo non aver mai parlato della squadra avversaria, forse. Perché? Tutte partite, uno contro uno, botte, schianti negli occhi, e anche quando ti davano il cronometro e ti facevano fare tipo... dall'inizio del campo aria piccola, inizio del campo e vai e torna area di rigore, inizio del campo tre quarti, inizio del campo metà campo, arrivava il preparatore e ti diceva ci devi mettere 72 secondi, quindi te abituato a lavorare in un certo modo dici se ce ne metto 68 vado troppo forte, farò un allenamento lattacido, quindi ce ne devo mettere 72, se ce ne metto 80 è sbagliato, mi dicono 72. Oh, Bissek! Mamma mia, che palla gli ha dato! E ce ne metto 72. Te partivi col cronometro, via. Poi, dopo un po' i giochi, ce l'hai il passo, no? Sì. Arrivavi, tu, arrivavo in fondo, 72. Mi giravo, erano già arrivati tutti da 45 minuti. Perché loro si ingarellano fra di loro, vanno a 2000. Guardate il colpo di tacco di Taremi, ragazzi. Io te l'ho detto, alla Taremi. Corradi, questo. Io te l'ho detto, Taremi gioca, è un bel giocatore, bravo. A me piace. Bella, bella azione questa. Gran parata anche del portiere. Io dico una cosa, io ho avuto, sono stato a Madrid, ok, un anno. E ha segnato poco perché non te l'hai ambientato? 24. Io mi sono ambientato subito io. Hanno detto che quello è il tuo gol più bello della carriera in chat, Bobo, quello dalla linea di fondo. No, non lo so. Non sono d'accordo. Quello col Parma, quello lì. Io quello voto, so. Bobo. In Spagna ho avuto il grande maestro Antic, no? Noi facevamo gli allenamenti, no? Possesso di palla, prima il torello, il problema è che se andava dentro nel torello non uscivi più perché era tutto un tocco e non si capiva un cazzo, no, anche perché lì il torello non è fatto all'italiano, che noi ci abbiamo, noi riusciamo a rovinare tutto il torello, sì, all'italiana, sì, sì, è che te vuoi mandare dentro uno e gli tiri forte la palla, sì, addosso, sì, il torello loro è tenere dentro quelli, sì, che sono dentro, schiantare. Una qualità, della palla viaggiava che noi non siamo abituati, no? Cioè, gli altri campionati non sono abituati a avere un palleggio così. E parlando con loro, giustamente loro dicevano: eccolo, i spagnoli, sai, loro da quando hanno 7-8 anni, 10 anni che fanno stop e passaggio, capito? Tutta roba, possessi, torelli. Quindi, per dire, se quando tu... arrivi a 25 anni, dopo 15 anni che lo fai, come fai a sbagliare uno stop, no? Quindi. E Antic non ha mai parlato dell'altra squadra in un anno. Mai. Mai parlato dell'altra squadra. Dice, mister, ma stiamo attenti. E lui mi diceva, Christian, io parlavo in inglese con lui. If we have the ball, they have to run. If we don't have the ball, we have to run. We have to run. So it's better that we have the ball. If we have the ball, you can do anything you want. The other team has to think about you, not the other way. In Italy, it's too much tactic.
Che te l'ho detto prima, sì, mi ha rotto coglioni. No, no, no. It's too much tactical. It's catenaccio. E gli dicevo, ma you understand catenaccio? Everyone understands catenaccio. La squadra avversaria secondo me ti serve solo e esclusivamente per attaccarla in maniera migliore. No, poi alla fine è una fase di un possesso. Poi dopo che sai cosa succede? Giochi contro altri 11, altri 11. Dove... No, ma soprattutto... quello che dice è tutto l'opposto. Il match analyst. Cioè il match analyst, scusa, mi diceva, giochiamo il derby contro Maldini e Nesta. Il match analyst cosa mi deve dire? Non uscire, fai prima. Rimani spogliato. No, ti dice non giocare. If you don't play, it's better. Because you don't chop the ball. You don't chop my the ball. Capisci? Allora il match, lì ha ragione il match analyst. Intanto, di Bonucci che mi dici? Bonucci è stato nello staff di Bernardo nell'Under 20. Io sono stracontento, anche perché poi, al di là del fatto che ci si conosceva e insomma c'è appunto c'è una conoscenza pregressa, però è stato carinissimo, mi ha chiamato, si è messo a disposizione, ci ha... c'ha voglia anche di iniziare a, che ha fatto il primo corso l'UEFA B, e c'ha voglia di iniziare a capire come funziona, perché poi insomma, al di là del fatto del valore del giocatore che è stato e che nessuno lo mette in dubbio, poi fra avere un'idea e riuscire a trasferire non è così semplice. Il fatto che lui sia approcciato con tutta l'umiltà del mondo, pur essendo il giocatore che è stato, perché ormai ha smesso, e insomma, credo questo gli faccia onore, e secondo me non può che essere un valore aggiunto, perché insomma, se anche dovesse mai prendere un difensore da una parte perché magari vede un movimento sbagliato, perché gli vuole dare un consiglio, insomma, un consiglio dato da Bonucci, e secondo me fa presa sul ragazzo, no? Farne anche nell'altra trasferta contro il rigore, l'ha segnato. Occhio, rigore, rigore. L'avevo detto. Rigore pieno, l'ha preso per i capelli. Si lamenta, ma Dumfries atterrato in aria. Stai calmo, te l'ha dato. Vediamo un po'. Sì, ha leggermente accentuato, però comunque l'ha preso. Arnautovic incrocia. No. Se lo fa parare. Clamorosamente arriva Dumfries, bomba Almos. No. Doppio miracolo del portiere dello Young Boys. Rigore sbagliato dall'Inter. No. Calciato male, ragazzi. No. Calciato male. Diciamo. Siamo dall'altra parte. Ormai i portieri. No. Comunque c'è il match analyst che gli fa vedere tutti i rigori, territi, ma c'è il match analyst. Ormai cioè, alcuni portieri guardano il piede d'appoggio, guardano la rincorsa. Sì. È sfortunata l'Inter in questo periodo a livello di infortuni? Allora vi tiro fuori il dibattito che insomma c'è da parecchie settimane nel mondo del calcio. Si gioca troppo? Cioè c'entrano le tante partite? Secondo me sì. Beh, tra Di Marco intanto. Anche secondo me sì. E ti dico anche perché poi al di là che dicono sì, sono aumentati gli scontri, il calcio è più veloce, però la partita alla fine è quella che ti porta il maggiore stress. Ma voi, cioè, siccome Alisson l'ha detto un mese fa, prima di iniziare la Champions nuova con Liverpool, ha detto: noi calciatori non ci considera nessuno la nostra opinione, giochiamo troppe partite. Voi sentivate di giocare troppo quando giocavate, o è un problema che non si sentiva nei vostri anni, diciamo, da professionisti? Onestamente, per quanto mi riguarda, no. Però quello che dice Alisson, secondo me, è giusto. Che secondo me, alla fine della fiera, gli attori principali sono quelli che vanno in campo e dovrebbero essere molto più ascoltati e dovrebbero avere molto più potere anche decisionale. Ieri è entrato, è diventato l'italiano più giovane di sempre a esordire in Champions, ha fatto gol 16 subito. Anni e 200... Quanti? 16 anni e 230? 84 giorni. Ed era diventato anche ovviamente l'italiano col gol più giovane. Poi annullato dal VAR, un gol alla Inzaghi, che è stato annullato dal VAR per fuorigioco. Ma se c'era il VAR, a Inzaghi quanti gol annullavano, Bobo? Ma c'è caso,
c'è il caso di Pippo, glielo sfondava il televisore. Il VAR lo nascondeva Pippo. Sì, sì. Ci metteva. Staccava la presa, staccava la presa. Però no, Francesco è veramente bravo. A lui ha vinto l'Europeo Under 17. Mm-hmm. Da sotto età. Perché erano nati 2007, lui 2008. Okay. E prima di andare a fare il preraduno agli europei, chiamo l'allenatore dell'Under 17, che è stato insomma, che mi ha dato una mano all'Under 17 quando io l'allenavo e lui mi faceva da assistente, e gli faccio: ma secondo te ci può stare 3 anni sotto età? Perché io avevo nati 2005, 3 anni a quell'età è tantissimo. È tantissimo. E lui mi ha detto: guarda, ti posso dire una roba, secondo me ci può stare, però è giusto che tu lo veda, portatelo al preraduno. Me lo so portare al preraduno e ti dico, ha delle caratteristiche specifiche da attaccante, che forse sarà l'abitudine a giocare con i grandi, che anche quelli un po' più grandi non hanno, è proprio attaccante vero. E lo sai da cosa te ne rendi conto? In allenamento le partite finiscono 4-5, 3 gol li fa lui, è uno che fa gol, ma c'ha delle qualità non banali. Poi è un ragazzo spettacolare, è così, Sì. Non ha grilli per la terza, è lavoratore, a me piace molto. Gli ho mandato anche un messaggio, infatti. E fisicamente, rispetto all'anno scorso, si vede anche, insomma, rispetto sì, ma quello è il lavoro, è normale, poi lui è destinato, esatto, è destinato a crescere. Grandissimo gol di Haaland. A proposito di giovani, Bernardo mi chiedono dalla chat: Pafundi, cosa ne pensi? Chi fine ha fatto Pafundi? Pafundi è in Svizzera. È quello dell'Udinese, no? Sì, Pafundi è in Svizzera. Perché in Svizzera? Il prestito ha preso, l'hanno mandato un anno in prestito. E perché in Svizzera? È giusto mandarlo in Svizzera? In Serie A in Svizzera. Ha credo vinto anche il premio miglior centrocampista. Eccolo. Di Marco, vicino. Però gioca con continuità. E quindi ha fatto questa scelta. Lui è un trequartista, che però per esempio io utilizzo da come seconda punta, lo faccio svariare dove vuole. Devo dire che onestamente Simone, e questo lo sa, e forse non so quanto sia un bene che lui ne abbia consapevolezza, intanto entra il Toro. Entra Lautaro, E onestamente con la palla fra i piedi vede cose che gli altri fanno fatica a vedere. Ma secondo te, Bernardo, la pressione mediatica che ha avuto Pafundi in questi ultimi anni gli ha fatto un po'... Non è stata banale, Perché insomma lui ha esordito in Nazionale A saltando, insomma... Lui ha fatto il primo girone di qualificazione con me in under 17. E a novembre l'hanno chiamato in Nazionale A. È esordito. Tant'è vero, l'ha detto anche in un'intervista, stavo facendo le convocazioni e l'avevo messo in lista e mi hanno detto: no, guarda, Pafundi lo devi togliere perché molto probabilmente va in Nazionale A. Ah, a te e io, infatti, poi la sera lui era a Napoli a giocare la partita con l'Udinese. E gli scrissi: non mi devi dire niente? E lui mi ha risposto: no, mister, perché? Qui avevo detto dopo la partita: vabbè, poi ci sentiamo domani. Ma un uccellino mi ha detto che forse ci potrebbero essere delle sorprese. Infatti l'ho detto in una intervista. E lui è sempre dell'Udinese? Sempre di proprietà dell'Udinese, è andato in prestito secco. A quanti anni ha lui ora? Lui è un 2006. Dicevo, mi hanno colpito le parole di Perin, perché lui ha detto: la gente pensa che sia comodo, che sia stato comodo per me rimanere alla Juve perché faccio il secondo portiere. In realtà non è per niente comodo rimanere in una squadra dove non giochi quasi mai. Sì. E cioè, il lavoro che fai a livello mentale e per tutelare il tuo fisico, per rimanere proprio sul pezzo e farti trovare pronto come ieri, è enorme. Pensate, non so se vi è mai capitato di essere in una squadra in cui parti da... C'è ragione, per comunque... persona per bene lui, grande professionista, perché comunque secondo portiere non giochi mai. Allora, nel 99 l'anno a Cagliari e poi mi compra l'Inter e mi gira in prestito al Chievo. Io sto 2 anni al Chievo, vinco il campionato di Serie B, faccio il campionato di Serie A col Chievo. Gran campionato quello, con Marazzina, con Radi. Esatto, e mi riportano a Milano.
e c'era due direttori sportivi a tempi, Terragno e Oriali. E praticamente mi dicono: guarda, vieni a fare il vice Vieri, nel senso, quando Bobo non ce la fa, non gioca o non ha voglia, giochi te. E in teoria l'attacco era io e Bobo, che eravamo le punte più fisiche, poi c'era Ronaldo, Recoba, Callon e Ventola, erano queste, il reparto avanzato. Però partiamo con Cooper in ritiro il 21 di giugno, perché c'era il preliminare di Champions League. Siamo arrivati terzi. C'era, abbiamo perso lo scudetto. 5 maggio. C'era il preliminare di Champions League. Che schifo. 21 giugno era? No, ti giuro. Te lo giuro, Bobo. Ma arrivando terzi dovevate fare la prima partita un massacro. No, era 21 luglio. No, 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 sì, ma sega. Sono partito io, Bobo, me lo ricorderò. Scusa, ma... 21 giugno a Brunico. Con lo Sporting, con quando abbiamo giocato metà agosto avete giocato con lo Sporting? Metà agosto? Sì. Fidati, Bobo, siamo partiti... 21 giugno. Dico, 2 mesi prima? Siamo partiti il 21 giugno. E chi era al mondiale è arrivato dopo. Ah, quindi io dopo? Tu sei arrivato parecchio dopo. Ok. Tu eri al mondiale, sei arrivato dopo, e Ronnie non è più venuto, è andato direttamente al Real Madrid. E abbiamo fatto il preliminare Champions League contro lo Sporting. Di Ronaldo. Giochiamo là 1-1, scusami, sì. Con a fine partita Ronaldo che chiede la maglia a Gigi, a Di Biagio. E Gigi, vabbè, dai, cambiamola. E poi a San Siro vinciamo. E fa gol Gigi e Recoba. Vinciamo 2-0. Mai ciappata. E sono entrato al posto tuo, accidente a te, che potevi rimanere fino al 90esimo, perché poi io 2 giorni dopo sono andato alla Lazio e non ho potuto giocare in Coppa UEFA perché avevo giocato 4 minuti per eliminare Champions League. Sono andato via quando l'Inter ha comprato Crespo. Senti, allora io lo sapevo perché era già fatto tutto, perché era uscito anche su Sport Media. Cooper mi ha chiamato al 27 d'agosto. Cooper? Mi ha chiamato al 27 d'agosto a parlare in sauna. Sì, sempre in sauna. Sono entrato in sauna, lui aveva 2 keyway. Sono stato un quarto d'ora in sauna, a un certo punto io stavo svenendo. Lui mi metteva a parlare e gli ho detto: mister, io devo uscire un attimo perché... Ma lì era per comunicarti che sarei andato via? No, lui per comunicarmi per dirmi: guarda, arrivando Crespo, ha caratteristiche comunque anche da prima punta, quindi il tuo spazio si potrebbe diminuire ancora. Quindi se rimani io sono contento, perché fino adesso ti sei allenato, a me mi piace, ti ho voluto io e tutto. Però se c'è una squadra che ti vuole, in poche parole mi ha detto: se c'è una squadra che ti vuole, vai. E siccome insomma mi voleva la Lazio, mi voleva in contropartita, allora ho accettato. E poi è andata bene a Roma comunque. Sì, sì. Tu quanti ne hai fatto a Roma? 6? 2. Intensi. Perché dico 6 io? Perché, pensavo... perché sono stai lunghissimi, Bob. Cioè, se... ah, io pensavo 6, 5-6 io. Invece 2, no, basta? Sì, poi sono a Valencia. Sono stai... Bastoni e Turam, intanto per Taremi. Voto a Taremi, stasera? Voto a Taremi, è dura, gli arriva... Le poche palle gli sono arrivate e la giocate secondo me anche abbastanza bene. Io ho un 6 di stima. Quindi sono 2 anni? Sì. Ah, io ok. Ricorda un gol tuo, Bernardo, contro il Bolton, gli amichevoli, sì. Inter-Bolton. Sì, ma dei ragazzi della chat che gli amichevoli non ce ne non frega conta. Una sega. Allora, io so che il pallone d'oro è già stato assegnato a Vinicius, come ci dice Bobo. Secondo Lautaro, ecco, e dice terzo posizione. Alan. Pongono anche Carvajal qui per il pallone d'oro, eh? Un difensore che vince il pallone d'oro, secondo voi? Noi ce l'abbiamo in casa, il problema è che ha vinto il mondiale. Quindi non lo vedremo più. Durissimo. E invece l'ultimo brasiliano a vincere il pallone d'oro è stato Kaká nel 2007, prima di Vinicius, se lo vincesse lunedì. Se torni ogni tanto a Sydney? No, è 20 anni che non torno, dal 2000 che non, 24 anni. Dal 2000? Sì, forse torno marzo-aprile. Dalle Olimpiadi? Sì. No, perché ho fatto, un mese prima o 2 mesi prima, abbiamo fatto l'amichevole allo stadio nazionale che hanno fatto nuovo, no? Da 90.000. Ma tu hai giocato con la nazionale Olimpiade? No, abbiamo fatto l'amichevole. Ah, ok. Per aprire lo stadio, per inaugurare lo stadio, poi dopo hanno fatto le Olimpiadi.
No, è una vita che non ci vado. Se riesco vado a marzo, aprile, insomma, vediamo. Sono... Con tutta la famiglia? Non so, ora vedo. Se no, non questo Natale, il prossimo, perché i bimbi sono un po' più grandi. Ma ancora perché se li mando ora, fare... Andare a Dubai, poi Dubai, Australia, dopo 7-8 ore li trovo col comandante che gli prende il cappello e che gli fa tutti i colori. Se li troviamo alla guida dell'aereo, perché... Dopo 12 ore, 15 ore, 24 ore d'aereo, non so cosa potrebbero fare in aereo, quindi secondo me... Oddio mio. Ma c'è ancora famiglia lì, Bobo? No, solo amici. Solo amici. E vabbè, qui siamo... Abbiamo sconfinato nel calcio, nelle minors, diciamo, nel calcio di Serie B, C. Ti chiedono, Bobo, se te lo ricordi, com'era giocare con buono cuore a Ravenna? Era un po' come il Recoba nel suo piccolo? No, lui era, allora, era il Diego della Serie B. Lui è uguale a Maradona. Cioè lui, quando c'era una punizione al limite dell'area, sai cosa faceva? Si metteva lì. No, mamma mia, che cosa si è mangiato Zielinski al 90esimo. Amen. Dai, Zie, questo quello devi fare. Lui si metteva le mani sui fianchi. Sai come faceva Diego con una gamba avanti e una dietro? Cioè, io dicevo, oh, ma non sei Maradona, eh? Oh, Diego! E lui mi diceva, non sai Diego? No, di una simpatia. E gli piace, lui è innamorato di Diego, no? Che comunque è di Napoli, ma... Di Ischia, nato a Ischia. Sì, quelle zone là. Come ti sei trovato la Fiorentina, Bobo, chiedono? Da Dio. Vabbè, Firenze. Firenze è una grande piazza, guarda, gente spettacolare, tifo bello, stadio sempre pieno. No, da Dio sono stato. Oggi come la vedi la squadra, la Fiorentina? Io ne vado bene, sono contento quando dice la Fiorentina, sono contento. Comunque viaggiano un po' di più, la palla via davanti viaggia un po' adesso di più. Adesso calcio d'angolo. A few moments later. Eccolo, tacco, e anche il tacco! Turam! Distinco! 1-0 Inter, al 93esimo. Bello. È un gol un po' Lavieri, colpiuto con l'istinto, da centravanti vero. Bravo, Marcus. Vittoria importante, ragazzi. C'è vittoria, gol importante. Sarebbero... Vuoi vedere come l'ha presa? Distinco, Bobo, l'ha presa. Come te contro il Chievo, uguale. Ma io ero anche fermo, penso che la palla mi è rimbalzata. E Ronaldo dice, che ho fatto io? Che cazzo ne so, proprio lo stinco. Vedi, anche lui ride. Comunque grande azione di Lautaro. Alla fine l'ha risolta la sì. Pula. Di Marco per Lautaro. E di fisico, anche il Toro. Non si vede da qua. Che giocata di tappo. Distinco. Di ginocchio. Lì è istinto, ragazzi. No, lì è stato bravo a attaccare il primo palo e passa davanti al difensore. Quello fai gol con la maniera. Quando è così metti la gamba, metti il ginocchio, come va? Va nel piatto, no? Esatto. Il gol l'ha fatto passando davanti al difensore. A volte ti prende... Cioè, quando è così... Se la palla ce l'hai davanti, vai col piede, no? Se no, metti il piede, può prendere il ginocchio, stinco, ti basta va dentro, il collo, basta il piatto, può succedere di tutto, no? Allora, vi leggo la classifica adesso, se l'Inter portasse a casa questi tre punti. C'è la Aston Villa con l'Inter. Ora voglio vedere un po' di catenaccio, Catenate! Manca un minuto, dai. Aston Villa e Liverpool a 9, e poi ci sono a 7... City, Monaco, Brest, Leverkusen, se vince ovviamente l'Inter, Sporting e Arsenal. Vedi, poi, è finita. Chiedono se Ballotta è stato uno dei primi portieri a giocare bene con i piedi. Chi? Ballotta è un centravanti. Ma Ballotta tuttora gioca a centravanti in una squadra di dilettanti, credo. Finita. Game over. Grazie, vince ragazzi. Inter 1-0. È stato un piacere. Il 93esimo di Thuram. Ciao a tutti. Inter a 7 punti. E allora grazie a Bernardo Corradi e Bobo Vieri per questa Bomber Live Reaction. Ci salutiamo. Ciao ragazzi.